Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera allenatore con la Fiorentina. Siamo in campo per Udinese e Fiorentina. Castagni, palla alta, attenzione a Mangio, la chiude. Pastie, magari chiude se la tira a tre piedi. Vabbè, nel senso, chiude l'angolo di tiro ragazzi, è riuscito a comunque a trovare un angolo di tiro molto complesso, aspettate, che cos'è? Va bene Mandžukić, torna a casa, sei ubriaco. Ok. In realtà ubriaco è il portiere dell'Udinese che fa un'uscita folle. In effetti sì, però anche lui a fare una cosa del genere, a sforbiciare a 2 metri dal portiere, tipo, eh. Vabbè, non è una sforbiciata, però è un bel tiro. Vabbè dai, no, è qualcosa, è un gol. È positivo. È 1-0 Fiorentina. Mandžukić, palla per Milenkovic. Cosa ci fai qua Milenkovic? Ma no, peccato, davvero peccato. Forse se era Mandžukić lì poteva fare di meglio. Castagne, sono davanti al portiere. Timothy. Zilinski parte da solo, Tiro centrale, parata un po' acrobatica del portiere. Pulgar, palla per Benassi, stop a seguire. Benassi la segue. E palla in rete, 75 sul cronometro. Benassi scompare dalle telecamere, va è andato fuori dallo stadio. Va a fare cose con i tifosi. Bravo Pulgar, bravo Benassi col controllo orientato in avanti. Bel tiro nell'angolino. È destro nell'angolino, tante critiche, forse troppe, poi alla fine è uno dei centrocampisti che segna di più e ci fa piacere, ci fa molto piacere. 2-0 per la Fiorentina che ha sprecato tanto, però l'impressione che ha avuto oggi rispetto alla partita... No, si è fatto male Castagno, ecco, è appena tornato. Mamma mia, tutto male. Eccolo, cominciato. Stavo per dire stiamo facendo un gioco migliore, non lo dico, basta, non parlo. Non lo dire, figurate. Basta, non dico nulla, continuiamo a giocare così e basta, meglio che non parlo. Finisce, vinciamo 2-1 contro l'Udinese, però c'è la nota negativa dell'infortunio. Una nota positiva, dai, che abbiamo giocato comunque un calcio abbastanza apprezzabile, anche le statistiche comunque ci stanno dando ragione, e quindi bene. Siamo in campo per Fiorentina-Brescia. Balotelli! Vabbè! Mario Balotelli. Non hanno acquistato Balotelli, hanno acquistato Neymar. Non si alza la terra, ragazzi. Ma neanche si muove a terra. È un motorino 50 tutto scassato. Cioè, lui 10 anni fa era una Kawasaki Ninja. È diventato un motorino 50. Rischi resta in piedi. Raggira Tonali, molto bene. Prova a farla pure tu a giro. Mandžukić, prova a fare pure tu qualcosa. Niente, eh? Niente. Oh. Godo ragazzi, se l'avete visto godo. Mettilo questo Venezia che è il più bello del mondo. No, se mi dai rosso però sono... È un rosso infame questo. No, è troppo vero rosso, Posso dire che è troppo, perché non era ultimo uomo. Era un po' infame come l'ho messo dire. Vabbè. Speriamo che si avanza qualcosa. 2-0 Brescia. Nel recupero del 90. Vabbè, stavamo in 10. Basta, superiamo questo brodo, questa umiliazione contro questa squadra in casa nostra. Dove mi sembra addirittura 2 vittorie di fila poteva essere. Non lo so, vabbè, sì, comunque perdiamo contro il Brescia. Ragazzi, andiamoci a giocare quest'ultima partita. Iniziamo a trarre le prime conclusioni perché dopo questa partita mancheranno 10 partite alla fine della stagione in Europa ormai, e non dico matematicamente impossibile, ma quasi, nel senso non si raggiunge, anche perché abbiamo visto una certa continuità, purtroppo questa Fiorentina non riesce a darla, nonostante appunto abbiate visto che comunque arriva una sconfitta col Brescia, arrivano però 2 belle vittorie, sembra che si sia ritrovato del gioco, poi a vedere i punteggi, cioè i risultati delle altre partite, non si trova una continuità, quindi per questo primo anno mi sa che chiuderemo a metà classifica, e tra l'altro gli obiettivi richiesti in patria era proprio di terminare a metà classifica. Certo, per la prossima stagione il minimo che viene richiesto è l'Europa League. Eh sì, ci chiedevano in 2 stagioni, in questa forse non ci riusciamo, vediamo nella prossima. La prossima stagione, ragazzi, avremo anche 4 super top player, 4 grandissimi Vero. Giocatori, da tutti dall'82 in su, tutti con tanta esperienza internazionale. E tutti con tanto valore se uno volesse venderli, nel caso. Se li volessimo vendere potremmo fare anche una grande cassa, quindi niente, andiamo a giocarci questa stagione, magari... Non dobbiamo essere troppo negativi e pensare che comunque la Fiorentina, cioè, mo, siamo realistici, la scorsa stagione la Fiorentina era a un passo ad andare in Serie B, ci sta che ora siamo a metà classifica, se poi anche la prossima stagione con una squadra che ragazzi è potente, con James Rodriguez, con Savic, con Guerreiro, con Henderson, se non vinciamo
qualcosa di importante, o no, non ci qualifichiamo per belle competizioni anche con quella squadra, però a quel punto magari è colpa nostra. No, andiamo a giocare contro la Lazio, bando alle ciance, vediamo di fare una buona partita giocando il nostro calcio che ultimamente stiamo vedendo, dai. Benassi, Benassi, palla per Tammy Abraham, Tammy Abraham, Amitraba. Ma Cagnaroma magari funziona. Ungar dentro per Piotr, Zielinski sulle gambe del difensore. No, 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 no. Un gol preso in modo stupido dalla Font, una palla lentissima. Inaccettabile un gol del genere. Va Chiesa, va Federico, va Federico, va Federico. No! No, Tammy, perché? Perché non l'ha presa poi Abraham? Palo della Fiorentina. Palo della Fiorentina. E comunque per me, ragazzi, il fatto che siamo una squadra così squilibrata, che non trova l'equilibrio, anche se siamo appunto inequilibrata, è perché questo gioco è fatto col sedere. Perché prima, non stavo commentando, ma ho visto proprio una squadra totalmente spaccata in due, con i difensori al posto degli attaccanti. Cioè, è fatto proprio male il gioco, perché Sì, poi, c'è cioè, una noi struttura che non va. siamo in 4-3 equilibrata, voglio quattro difensori che sono centrali, del centrocampista e tre attaccanti, trovi tutto scombussolato, non è possibile, cioè non è accettabile. Volland, ragazzi, Volland. Volland, vola Volland, Volland, Volland. Dentro facile facile, 2-0. 2-0, perché non c'era la difesa? Perché non c'era la difesa? Perché? E prendo il rosso con Milenkovic. Basta, basta, non c'è un fallo. Abbiamo tutti ammoniti, 5 falli a 0. Mi ricordo che Simone aveva detto che eravamo una delle squadre meno fallose della Sì, Serie A. è vero. In quel momento siamo diventati tra le più fallose. Conto tipo queste parate praticamente per il brizzo. Come fai a fare una parata così sull'esterno? Io non lo so. Poi Chiesa, Chiesa, Federico, 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 Federico. Per l'amor di Dio, Federico. Per l'amor di Dio, per Federico! l'amor di Dio. Era meglio Castagno. Sta giocando pure Castagno. Non è che lo sta giocando. Su quella fascia, forse, che ne so. Abraham, con un tiro pericoloso, ma la palla è fuori. Felipe Anderson, la Font come un gatto, che è fuori gioco. Felipe, siamo a 2 minuti, vabbè, su questo passaggio si chiude la partita, pure sul rinvio mio, si chiude qua. Le partite sono le squadre contro la Fonte, in pratica. Io non ho più parole per argomentare, per fare riflessioni, sinceramente. L'episodio mi pare, mi auguro più che mi pare, si conclude qua, si conclude qua. C'è stata la vittoria bella contro l'Udinese, poi altre due brutte ricadute, entrambe per 2-0, senza riuscire a buttare una maledettissima palla dentro. Le mail non sono particolarmente interessanti. Biraghi ci dice che è contento di aver giocato, almeno mi sembra di aver letto che sia contento, lo spero per lui. La classifica è questa qua, mancano 10 partite, siamo Sempre undicesimo. sempre più vicino alla retrocessione rispetto alla zona Europa, che ormai diventa totalmente fuori portata, almeno a mio avviso. Giochiamo contro il Sassuolo che è proprio sopra di noi, inutile fare ragionamenti. Se vinciamo ci avviciniamo un po', non succede nulla. Vinciamo o perdiamo, voglio dire, Ci certo, manteniamo là. sempre meglio vincere che perdere. Che dire, ragazzi, che dire. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo col gioco, non ci siamo in generale. Non so trovare neanche una colpa, è la cosa che mi dà più fastidio. Qui abbiamo Milenkovic, che c'è l'espulsione, Castagne, che nonostante sia l'unico che a me piaccia davvero di questa squadra, o uno dei pochi che mi piaccia, è scontento. Comunque, appunto, 10 partite, quindi facciamo un attimo il calcolo. Abbiamo Sassuolo, Parma e Cagliari un episodio, Hellas, Lecce e Torino un altro episodio, e magari l'ultimo episodio vi facciamo 4 partite e finiamo la Serie A. Quindi 3 episodi alla fine del campionato. Poi inizieremo una seconda stagione. La seconda stagione però ci vuole una svolta, perché se la svolta non ci sarà, non so quanta Eh voglia beh, avremo certo. di continuare. Però dai, una stagione a metà classifica la possiamo ancora accettare. Vediamo Era quello che però, c'era richiesto alla fine. vediamo un po' però di restare in questa metà classifica e dall'anno prossimo cambiare rotta. Se il video vi è piaciuto lasciate un like Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!